Amiche e amici di Rossini TV, oggi siamo a Valle Foglia per Valle Foglia d'autunno, un fine settimana dedicato alla valorizzazione dei prodotti enogastronomici e delle attività commerciali del territorio. Seguiremo con le nostre telecamere e vi racconteremo tutto su Rossini TV. Tra i primi ad arrivare, tra i primi ad essere presente sul posto e sul pezzo, il sindaco Palmiro Ucchielli. Sindaco, questa Valle Foglia d'autunno, io ci ho immaginato un gioco di parole sulla foglia d'autunno, l'ho immaginato solo io oppure c'era qualcosa? Beh, l'immagine dell'autunno è le foglie che cadono, le foglie così colorate, e certamente anche un messaggio della quantità e della qualità dei prodotti tipici locali. Questa mattina è passato uno giovane che aveva una bella quantità di tartufo bianco che aveva trovato in questa parte del territorio della provincia di Pisurbino, nella vallata del Foglia. Quindi olio extravergine d'oliva, tartufo, tutti i prodotti buon vino di questo territorio sono importanti nell'autunno. È anche un modo per far conoscere, insomma, un centro commerciale importante come questo qui di via Pio La Torre della città di Valle Foglia, una città che in controtendenza nazionale ha una quantità di nascite esorbitante rispetto al quadro di diminuzione delle nascite a livello nazionale, che ha tante aziende che stanno potenziando le loro attività e che mantiene anche una caratteristica di quella che un po' era l'origine di questa vallata, e cioè una vallata tutta agricola, che poi sono arrivati i primi mobilieri e poi le attività economiche e produttive di oggi, metalmeccanico, lavorazione del vetro, refrigerazione, e anche questa caratteristica che mantiene, e quindi il tentativo di un evento che è alla terza edizione, si è stati bloccati dal Covid come tutte le manifestazioni, che è quello di valorizzare anche l'ambiente, il paesaggio, diciamo l'agricoltura, il turismo, l'enogastronomia in una città industriale, e far diventare questa parte dell'economia, che è quella appunto dei prodotti dell'autunno, un pezzo del sistema economico e produttivo della città di Valle Foglia, ecco. E il tempo speriamo che regga, sono due giorni, è nel centro commerciale dove ci sono già tanti negozi, quindi speriamo che venga gente. Prodotti enogastronomici anche sorprendenti come il tartufo, qualcuno sarà rimasto sorpreso. Industria, il che vuol dire lavoro. Insomma, Valle Foglia si vive bene ed è per quello che nascono più bambini. Valle Foglia è, a differenza di Urbino, che è in calo, in forte crescita. In crescita perché sono famiglie numerose dal sud dell'Italia al sud del mondo, in crescita perché ci sono fabbriche importanti come Rivacol, che ha fatto altri 30.000 metri di capannoni, come Vetrotec, che ha fatto altri 15.000 di capannoni. Parliamo di 70-80.000 metri di capannoni nuovi e di migliaia di posti di lavoro, e quindi e cresce la città, c'è laboriosità, c'è ricchezza, c'è benessere, c'è inclusione sociale e c'è anche, diciamo, una voglia di relazionarci con gli immigrati. Per esempio, noi abbiamo sottoscritto un gemellaggio con la città dell'interno dell'Albania, perché qui la comunità albanese è la comunità, diciamo, di immigrati più importante. Ci sono oltre 30 posti, diciamo, nuovi, già di richiesta. Abbiamo avuto un finanziamento di 1.160.000 euro per altri 60 posti nuovi in un nido che ne ha già 120, e poi insomma ci sono tanti di quegli investimenti. Abbiamo avuto 2 milioni e mezzo di investimenti per portare a 8 metri e 1.500 posti il Pala Dionigi per far giocare la Serie A di pallavolo femminile a Montecchio. Abbiamo avuto 900.000 euro per completare la mura castellana col Bordolo. A breve inaugureremo il nuovo comune proprio qui a fianco, in via Pio La Torre, a fianco alla Casa della Salute. Come si vede, questo è un territorio che ha una grande vivacità. Non è un caso che troverete scritto la Valle del Fare, perché la gente vuol fare, fa, c'è genialità, c'è capacità di inventare cose. È una situazione tutta in movimento, e gente tosta, laboriosa, che lavora, che produce,
e che guarda al futuro con fiducia e con speranza. Siamo con Francesco Tonucci, presidente della Proloco di Montecchio, anche se poi comunque facciamo parte del territorio di Vallefoglia, ed è qua, è sotto il gazebo della Proloco di Montecchio, si è radunato un po' di Proloco dappertutto. Francesco, sono venuti per festeggiare il tuo compleanno o sono venuti per l'evento? Sono venuti per l'evento, il mio compleanno l'hanno imparato adesso, da poco, non è che... però io faccio 55 anni e ringrazio tutti i miei associati e tutti i nostri volontari, perché sono molto disponibili quando facciamo queste iniziative. E poi noi i prossimi giorni saremo molto presenti nel territorio. Cogliamo l'occasione allora della telecamera di Rossini TV per raccontare questa presenza sul territorio, e così magari convinciamo anche un po' dei nostri telespettatori a seguire le vostre attività. Certo. Allora, il 9 e il 10 saremo qui in Piazza della Repubblica a Montecchio, dove faremo i mercatini, sempre come qua, e verranno a cantare i bambini della scuola di Montecchio. Il sabato verranno quelli dell'istituto, in poche parole quelli dell'asilo. Invece la domenica vengono quelli delle scuole elementari, che al sabato sono un po' di meno, saranno sui 100 bambini, invece la domenica ci saranno sui 400 bambini. Li metteremo sulla gradinata dove c'è il nostro monumento ai caduti, dello scoppio del 21 gennaio. Allestiremo tutta la scalinata per preparare un bellissimo evento che tutte le volte che l'abbiamo fatto è sempre partecipato molta gente. E poi il 17 e 18 faremo Montefabbri, la prima uscita per Montefabbri. È una cosa nuova che ci crediamo molto, pensiamo che sia una bella cosa perché abbiamo creato qualcosa di nuovo, il Borgo degli Alberi, dove ci sono 10 artisti che esporranno un albero di Natale creato da loro. Poi ci saranno sempre i mercatini, ci saranno i punti di ristoro dove se uno vuole rimanere a pranzo o a cena lì, noi ci siamo con piccole cose. Proviamo questa prima esperienza e speriamo che ci dia delle belle soddisfazioni. Sempre tante e interessanti le attività, potendo contare tra l'altro su un grande entusiasmo da parte dei volontari e anche dei collegamenti. Ti vediamo con una pianta, non è che ti abbiamo preso mentre stavi trasportando la pianta a casa, c'è un motivo per cui l'abbiamo tenuta inquadrata. La pianta è anche perché io sono molto sostenitore dell'ANT, allora ogni volta che c'è un'iniziativa dell'ANT, dell'AIO, di qualcosa, io acquisto sempre qualcosa, ho la pianta, ho l'albero di Natale, le azalee, quello che c'è io acquisto, perché è molto bene sostenere queste cose che sono importanti per me. Dopo noi ce la mettiamo tutta, da dare un contributo, anche se c'è da dare anche a fare altre iniziative fuori di questi eventi qui, noi siamo sempre disponibili e cerchiamo di dare una mano, perché se non ci diamo una mano tra di noi, come dice il nostro sindaco, una mano lava l'altra e ci diamo da fare. O te, Lorenzi, mi mancavi e sono sicuro che mancavi anche ai telespettatori di Rossini TV. Insomma, siamo a raggiungerti questa volta a Vallefoglia, sei qui con tutto quello che serve per proporre delle degustazioni. Vallefoglia d'autunno, sì, guarda, quando la gente mi vede forse fanno veramente un sorriso, no? Un sorriso che chiaramente è di complimento, perché mi piace anche che la gente mi abbini veramente come faccio io il vino ai cibi, eccetera. Quindi la cosa luduriosa che mi piace molto. E siamo qua perché finite le fiere, in pratica, dei tartufi, eccetera, e, Vallefoglia vuol fare questa, direi, degustazione. Ci sono anche altri prodotti tipici oltre al vino, e io sono qui per far sentire i prodotti del territorio, anche regionali,
ma anche per spiegare, perché ho delle panchine dove le persone si possono un attimo sedere e spiego anche come si degusta il vino, come si tiene il bicchiere, come si guarda il vino, come si annusa e come si mastica e poi si beve. Ecco, questo è importante, un approccio al vino, ma anche e soprattutto anche all'abbinamento. Quindi spiegherò anche un attimo questo vino con cosa si abbina, perché il vino non sta bene da solo, ha bisogno di un abbinamento. E quindi direi una cultura generale. Oggi tutti mangiamo e beviamo, stiamo un po' più attenti a quello che facciamo. E lo sappiamo che non arriva il profumo attraverso gli schermi, comunque qui il profumo c'è, siamo in mezzo al tartufo con Massimo Rosati che si presenta e ci racconta cosa ci fa qui a Vallefoglia arrivando da Acqualagna. Sono qui a Montecchio perché la Proloco di Acqualagna, in collaborazione con il comune di Montecchio, Proloco di Montecchio, hanno deciso di fare partecipare uno stand con tutti i prodotti di tartufo di Acqualagna. E come potete vedere nel banco ci sono tartufi freschi, ci sono tartufi conservati, e la prima volta che vengo che l'azienda Voglia di Tartufo si presenta, e devo essere sincero, sono rimasto anche piacevolmente sorpreso dall'accoglienza e dall'organizzazione. Secondo il sindaco Chielli il tartufo c'è anche in questo territorio, per cui il ponte tra Vallefoglia e Acqualagna è un ponte fatto anche di estrazione. Ma sì, allora Acqualagna è conosciuto perché ha avuto nei decenni passati la bravura e la fortuna di valorizzare un prodotto, ma tutta la provincia di Pesaro, ovviamente esclusa la zona mare, e dove ci sono colline sono tartufigene, e quindi la possibilità della raccolta. La zona di Sant'Angelo in Lizzola, come la zona di Acqualagna e dintorni, e la zona di Carpegna, sono tutte zone in cui si estrae tartufo, e quindi questo gemellaggio Montecchio-Acqualagna è fattibilissimo, assolutamente sì, e ha ragione il sindaco Chielli a dire una cosa del genere. I telespettatori di Rossini TV se lo ricordano sicuro, il nostro reportage, il nostro speciale fatto ad Acqualagna è andata benissimo quest'anno. Sì, molto molto bene, complice anche le temperature primaverili a ottobre-novembre, hanno portato tantissima gente, si è lavorato molto bene, l'affluenza è stata non solo numerica ma proprio anche di qualità. L'unica nota negativa, o diciamo meno positiva, è che quest'anno il tartufo ha tardato a essere presente nel sottosuolo per la grande siccità estiva che c'è stato, le scarse piogge che non hanno permesso la crescita del tartufo, e quindi è tardivo. Adesso invece cominciamo ad avere del buon prodotto, sia di pezzatura che di qualità. Siamo con Cristian Fattorini, il figlio di Marisa Gabbanini, che è la titolare dell'azienda. Cristian, però te sei il portavoce e allora parliamo con te. Qui parliamo di olio. Sì, qui parliamo di olio biologico, chilometro zero. È tutto fatto da noi, abbiamo anche il nostro frantoio, e quindi viene direttamente raccolta e macinata direttamente allo stesso tempo. Raccolta la mattina, pomeriggio già la maciniamo per avere un olio a freddo, estratto a freddo, che è un massimo olio extravergine d'oliva, insomma, di bontà. Gli abitanti di Vallefoglia percepiscono la qualità e diventano vostri clienti, apprezzano oppure snobbano e vanno a comprare da un'altra parte? No, grazie a Dio, dai, abbiamo un bel giro di clienti e non ci possiamo lamentare, c'è come in tutte le cose, c'è chi apprezza la qualità e chi meno, insomma, dai, però non ci possiamo lamentare.
è importante partecipare a iniziative come questa, come questa Valle Foglia d'autunno, che è qua proprio per raccontare i prodotti del territorio? Sì, è molto importante per valorizzare il nostro territorio, valorizzare il lavoro che viene svolto da noi durante l'anno, no? Ma è una cosa molto molto importante, infatti ringraziamo il comune di Valle Foglia per questa possibilità. Io quest'anno dagli amici ho sentito solo parlare che raccoglievano le olive, è andata bene un bel po'. Sì, quest'anno è stata, sempre grazie a Dio, una grandissima annata a livello di qualità, a livello di quantità. E il tempo, diciamo, ha tenuto botta, e si è riuscito anche nella raccolta, una costante tempistica di raccolta, che non senza sosta, insomma. Sono con Enrica Ruggeri di Baby Nut. Ancora non è finita l'avventura perché c'è tutto il trambusto, però ti abbiamo strappato alle incombenze di fine sfilata. Insomma, dai, è divertente, sempre divertente. Con i bambini è tutto divertente, è veramente, è tutta una gioia, anche le cose che non vengono bene, ma che magari sono improvvisate, con i bimbi da gusto. È veramente, veramente bello, noi lo facciamo anche e soprattutto per loro, dai, queste cosine, si sono divertiti tantissimo. Avete il negozio qui a Valle Foglia, tra l'altro il sindaco ci ha detto che è in controtendenza con tutti gli indici italiani. Il comune di Valle Foglia, la città di Valle Foglia, è un comune che ha più nascite, per cui insomma siete nel posto giusto. Sì, esatto, e abbiamo 6 anni fa ormai, era settembre 2016 quando abbiamo aperto, abbiamo intravisto un buco, diciamo, e abbiamo sentito appunto questa mancanza di un negozio così un po' diverso, con delle cose diverse, ricercate per i nostri bimbi, e abbiamo voluto provare. Facciamo tantissima ricerca, come anche dicevo prima, di prodotti sostenibili per i nostri bambini. Scegliamo solo aziende che producono in maniera sostenibile, sia per il pianeta ma anche nel rispetto dei lavoratori. Ci teniamo davvero tanto. Non è semplice, ma noi ci divertiamo moltissimo. Il plurale, perché se ho capito bene siete due socie, allora l'altra l'abbiamo lasciata lavorare con i bambini, però almeno citiamola, dai. No, parlavo il plurale apposta perché sono insieme alla mia socia, che è mia sorella, si chiama Michela, e insieme a lei abbiamo deciso di buttarci in questa avventura, e ovviamente i ringraziamenti vanno anche a lei, il merito ovviamente è anche suo, e siamo una squadra, insomma, mettiamola così. Siamo con Cinzia Cardinali dell'azienda agricola Villa Adriana di Monbaroccio, ma la prima volta a Montecchio. Esattamente così. Noi produciamo da oltre 20 anni l'olio, abbiamo la nostra partita di olio biologico, e abbiamo tutto l'oliveto sotto il Beato Sante, quindi nel versante proprio del santuario, tutto sotto il santuario. Abbiamo 16 ettari solo a oliveto. E maciniamo, frangiamo le olive da noi. Noi abbiamo un frantoio personale e ho una piccola capacità di 250 kg di olive, quindi raccogliamo e maciniamo, perché l'olio, se prima di tutto deve avere le olive sane, ma poi prima si frange meglio è. E presentiamo il nostro olio logicamente in lottine, bottiglie, ma anche in queste piccole confezioni dove trovate il nostro miele mille fiori. Sono tutte cose che vengono dal nostro orto, facciamo le zucchine sott'olio, melanzane, il miele, le confetture in base alla stagione, quello che ci regala la stagione, quindi delle volte più albicocche, meno pesche, dipende quello che abbiamo, la mela cotogna, frutta tipica della nostra zona, ecco. Allora, due curiosità. Com'è andata la stagione quest'anno delle olive? Ne abbiamo sentito parlare, ma vogliamo sentirlo dire anche da voi. E perché la vostra azienda si chiama Villa Adriana? Allora, l'azienda nasce per desiderio di mia mamma, che voleva un pezzettino di terra. Diciamo che babbo ha esagerato con il pezzettino. Si chiama Adriana perché mamma si chiama Adriana. Quindi per desiderio di mia madre nasce l'idea di avere la campagna con i prodotti. Nel tempo ci siamo allargati. Abbiamo 4.000 piante, quindi non una, con varie
di varie tipologie, abbiamo dall'Eccino, la Raggiola, il Frantoio, abbiamo quella di San Giuseppe, della Scolana Tenera. Da me le piante sono tutte mischiate, perché una volta si pensava che più era variato le varietà, più l'olio era intenso, profumato. Quindi il mio olio è un blend, ovvero fatto di più olivaggi. La stagione è andata bene, per fortuna, nel senso che il cielo è stato clemente, abbiamo avuto un po' di pioggia, però è andata bene. Soprattutto le olive, noi abbiamo un versante dove il bosco tiene il nostro campo in ombra e lì sono eccezionali. In quel versante le olive sono sempre state bellissime. Vallefoglia d'autunno, un bel pomeriggio, ne seguirà ancora un altro, sono bei momenti questi di autunno, inizio inverno, da trascorrere in questi spazi, in questi luoghi dove qualcuno viene a raccontarci e a mostrarci quello che ha prodotto, ha realizzato e propone al pubblico che avrà voglia di venire a partecipare a queste iniziative. Ancora una volta raccontate per voi da Rossini TV.